ex segretario dell'autorità portuale di Piombino e da figlia di un sindacalista della FIM che 30 anni fa andava sotto l'IRI e non sarebbe mai sognato di assecondare referendum come quelli che sono stati fatti in questa città. Quindi credo che in primo luogo ci sia una grandissima presa di coscienza stasera, importantissima, che ha bisogno anche della collegialità. Credo che questo per voi sia un elemento estremamente importante, perché questa collegialità e questa trasversalità credo che in questo momento sia garanzia di un'obiettività che altrove probabilmente non è garantita. Ho lanciato alcuni messaggi fino ad ora, lo faccio da privata cittadina non più impegnata nelle istituzioni. I referendum hanno il valore che hanno, i contratti di lavoro si hanno alla base. Una motivazione disattesa, si dichiarano nulli e si riparte con tutti in fabbrica. Questa non è un'istigazione ad atti di illegittimità, perché purtroppo finiremmo per doverci assumere la responsabilità anche giuridica di quella politica degli altri. E capisco che questo sia un grossissimo problema. Però questo significa cominciare a dire che non si può anteporre una ristrutturazione che poteva essere fatta chissà quanto tempo fa a condizioni non ancora realizzate. Questo credo che sia una legittima aspettativa di questa città sulla quale nessuna sigla sindacale, nessun partito politico possa fare un passo indietro. Questa secondo me è la provocazione, per modo di dire, ma l'unica vera provocazione, perché chi in quel momento è vicino a 2200 persone sarà a sottoscrivere un'iniziativa di questo tipo. Chi non lo fosse probabilmente dovrebbe cominciare a dare quelle spiegazioni che non sono ancora state date. Concludo con una ultima riflessione. Io ero al convegno di acciaio quando diciamo è stata annunciata e sono stata una di quelle che ha scritto sull'Etrusco la fine di una cultura collegiale, collettiva unificante. Questo per dirvi che il buonsenso rispetto della dignità ha sicuramente un colore politico, ma che forse è il momento di ricominciare a parlare di dignità e su questa strada cercare di aggregare il più possibile. Io sono disponibile anche tecnicamente a dare una mano. Grazie.